Ciao, vediamo insieme come personalizzare un testo o una singola lettera con Adobe Illustrator grazie alla modifica degli angoli delle singole lettere. Ma vediamo nello specifico di cosa si tratta e come soprattutto conoscere questa tecnica rivoluzionerà il nostro lavoro. Andiamo a selezionare lo strumento testo, scegliamo per comodità un font molto netto, ma chiaramente anche qui la scelta è personalizzata in base alle nostre esigenze. In questo video utilizzeremo il font gratuito Archivio, ti lascio il link in descrizione dove puoi scaricarlo gratuitamente, dopodiché andremo a dare per comodità una grandezza abbastanza grande, una dimensione di 90 punti, e poi andremo a scrivere la nostra lettera, che potrebbe essere la R ad esempio. Una volta digitata la nostra lettera la selezioniamo e poi col tasto destro andiamo a cliccare su Crea contorno. Crea contorno è una funzione che ci permette di tracciare la lettera ed è l'equivalente dell'azione che noi andiamo a compiere aprendo il menu oggetto e cliccando su espandi, andando quindi a espandere sia il riempimento che la traccia. Una volta che la lettera è stata tracciata, quindi abbiamo creato il contorno, se clicchiamo su A da tastiera vediamo come tutti i singoli punti di ancoraggio vengono attivati e resi visibili. Facciamo uno zoom in avanti, Alt più scroll del mouse, e vediamo come tutti gli angoli hanno il loro corrispettivo punto di ancoraggio e possono essere modificati. Nel pannellino dinamico, una volta che la figura è stata selezionata, chiaramente si attiva la sezione dedicata agli angoli. Qui possiamo andare a decidere il raggio di curvatura degli angoli, che di default è un raggio appunto rotondo, quindi curvo. Se lasciamo le cose come stanno e ci spostiamo con il mouse sul punto di ancoraggio che sta all'interno di uno degli angoli della lettera, vediamo come accanto al cursore del mouse si attiva una tipologia di curvatura che è quella tonda. Lo vediamo dal simbolo. Se noi clicchiamo su Alt da tastiera e poi con il click del mouse facciamo un click sul punto dell'angolo, vedete come la tipologia di curvatura cambia in questa tipologia. Facciamo un ulteriore clic e vedete che cambia ancora. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto le tre tipologie di angoli messe a disposizione da Illustrator per tutte quelle lettere che hanno degli angoli, ma non solo per le lettere, chiaramente anche per delle forme che hanno degli angoli e possono essere personalizzate. Ora facciamo finta di voler cambiare la forma a questi angoli. Gli angoli li vedete selezionati con questi tondini all'interno della lettera, lì dove non ci sono chiaramente perché non ci sono angoli, qui invece sono esterni e vengono modificati esternamente alla lettera. Adesso che ho scelto questa tipologia di forma per quanto riguarda appunto il cambiamento degli angoli, se vado a spostare verso l'interno vedrò come questo angolo in particolare che ho selezionato con un click si cambierà in base appunto alla forma scelta. Se faccio un click su Alt da tastiera e clicco di nuovo sul mouse, vedrò come cambierà in una forma tondeggiante o ancora in una forma diversa. Le tre forme messe a disposizione da Illustrator per la modifica degli angoli le possiamo vedere anche cliccando sulla voce angoli nel pannellino dinamico e vedendole appunto qui per esteso. Vediamo quindi l'angolo arrotondato, l'angolo arrotondato invertito e l'angolo bisellato con due estremi che stanno appunto nella parte centrale. La possibilità di definire appunto il valore del raggio con il quale l'angolo verrà poi costruito e adattato e il tipo di arrotondamento. Se torniamo allo stato iniziale, muovendoci per esempio con la combinazione di tasti CTRL, COMMAND e Z, andando quindi indietro, nel momento in cui vado a fare una modifica, se non ho selezionato un punto in particolare, la modifica agli angoli viene fatta a tutti gli angoli interni ed esterni della lettera tracciata. Quindi che cosa faccio? Mi sposto su uno degli angoli, premo il tasto Alt e vado di nuovo a cambiare la tipologia di forma degli angoli semplicemente cliccando con il click del mouse. Mi raccomando, teniamo sempre premuto Alt da tastiera ed ecco qua. Posso andare a modificare il raggio degli angoli lì dove chiaramente è possibile. In questo caso per esempio non è possibile andare oltre questo valore 4,53 punti, ma questo dipende appunto dal tipo di lettera e dal tipo di angoli con cui stiamo lavorando. Se voglio operare sul singolo angolo cliccherò appunto sul punto in questione, lo vedrò selezionato perché il bordo accanto all'angolo è più evidente, questo quando passo il mouse sull'angolo in questione, e mi vado a spostare all'indietro o in avanti per aumentare o diminuire il raggio dell'angolo in questione. Se invece clicco su Alt da tastiera e faccio un click sul mouse, andrò a modificare tutti quanti gli angoli in base appunto alla tipologia di forma che sto scegliendo e selezionando con il click del mouse. Andiamo invece a modificare soltanto l'angolo esterno, in questo caso andrò a fare un click e lo sposterò verso l'interno annullandolo. Vado a modificare anche questo, quindi faccio un click e lo porto verso l'interno, in questo caso l'ho annullato. Voglio provare ad annullare anche questi due, faccio un click su questo angolo esterno
e lo annullo. Lo stesso discorso lo vado a fare anche per quest'altro angolo, lo seleziono con un clic e lo vado ad annullare. Non è possibile quindi cambiare la forma degli angoli soltanto a uno degli angoli selezionati, ma è possibile invece annullare la forma data a uno degli angoli semplicemente selezionandolo e riportandolo allo stato d'origine. Perciò, quando si sceglie una tipologia di forma come questa verrà associata a tutti gli angoli. Possiamo poi decidere di annullare questa forma solo a uno o più angoli della lettera selezionandoli manualmente. Vediamo infatti che se selezioniamo l'angolo basso e lo vado a modificare, la modifica avrà effetto soltanto sull'angolo selezionato. Se invece mi sposto su uno qualsiasi degli angoli e premo Alt da tastiera, Alt mi consentirà di andare a modificare la forma di tutti gli angoli che in questo caso risulteranno arrotondati. A questo punto non mi resta che attribuire eventualmente un colore, lo posso fare con il contagocce, aprendo magari la tavolozza colori, dopodiché se sono soddisfatto del risultato andrò con il tasto destro. Sulla figura lavorata cliccherò su Esporta selezione, a quel punto darò un nome, un percorso di destinazione è un formato che potrebbe essere PNG o JPEG. Se per esempio questa lettera è destinata a occupare uno spazio magari per il web o su una grafica esterna, oppure SVG o PDF se voglio mantenere la possibilità di editare questa figura successivamente, quindi conservando la possibilità di modifica. Lo strumento testo è uno strumento fondamentale nell'Illustrator, ma non tutti sanno che può essere molto di più di quello che conosciamo, ed è per questo che voglio presentarti 4 segreti che devi assolutamente conoscere sullo strumento testo. Ti lascio qui il video, ti ringrazio, ciao e alla prossima!